Ma ciao a tutti, che si racconta in questa giornata di sole? Beh, io da raccontarvi ho un paio di cose scioccanti, anche più di un paio. Sapete cos'è internet, giusto? Sì, ok, il posto dove si cercano i meme e i video di gattini, ma non solo. È un intero mondo pieno di foto, video e notizie fake. Negli anni, per attirare l'attenzione, tanti hanno pensato a trucchi abbastanza scorretti, specialmente le foto e le fake news sono diventate cose ordinarie, di tutti i giorni. Andremo a vedere alcune immagini dal web diventate virali, a cui avete sicuramente creduto anche voi, anche solo per un millisecondo. Oppure eravate lì per crederci, o almeno le avete notate durante il momento clou. Se siete interessati e curiosi come me, prima di tutto passate assolutamente dal canale Telegram di Sconti Ufficiale. In questo modo potrete risparmiare, proprio come me, tantissimi soldi ogni mese e comprarvi, che ne so, più videogiochi come faccio io. Link in descrizione per il mondo del risparmio e partiamo! Numero 1, un leone dal veterinario. Sì, avete sentito bene, i leoni, fieri animali della savana in grado di dominare solo con la forza del loro ruggito, così imponenti e spaventosi a volte. Anche loro però subiscono un paio di controlli quando stanno negli zoo specialmente. Tempo fa, forse 2 anni circa, non ho ben capito, girava un'immagine alquanto fake. Come la mia voglia di vivere. Eccola qua, ammirata in tutta la sua bellezza la famosa intro con la testa di leone di MGM. Tantissimi avevano utilizzato questa foto dicendo che era in questo modo che l'animale veniva maltrattato per poi apparire nelle intro, senza ricevere compensi. Ma è tutto fake. Era solo in un macchinario che eseguiva delle scansioni, penso, per verificare la sua salute. Tranquilli, sta benissimo ed è più in forma di prima dopo i normalissimi controlli di routine. Numero 2, il ragazzo del riso. Non ha fatto uno scherzo razziale o altro. I cinesi, o i coreani, o i giapponesi, o tante altre razze asiatiche come la mia, trattano il prodotto in modo molto accurato e ricavano anche molti soldi da esso. Perciò vengono a volte presi in giro su questo punto, quasi mai in modo cattivo. Proprio da ciò è nata un'immagine davvero troppo fake, che ha fatto il giro del web. Ecco il ragazzo prodigio in grado di far sembrare la cucina un vero e proprio spasso. Peccato che la foto sia falsa. Il riso e la padella sono un'unica scultura, venduta in un negozio di cibo falso a Tokyo. Mai fidarsi del cibo falso, sono animali orribili. Numero 3, un paese pieno di luci. Ed è l'India, se volete saperlo. Il Diwali è una tipica festa di quelle zone, detta anche festa delle luci o dei colori, e per l'occasione appunto vengono accese moltissime luci con spettacoli pirotecnici e tanto altro, che vi sembrerà di essere una festa pazza e felice. In effetti è proprio così. Il problema è che durante questo evento vengono diffuse tante foto fake, come questa per esempio. L'India a quanto pare in questo periodo sarebbe così vista dall'alto, ma non lo è affatto. Nessun astronauta ha mai scattato una foto del genere, bensì la realtà è diversa. È un po' più così, diciamo. Non è brutto, per carità, però state attenti a cosa gira in rete durante quel giorno, precisamente il 14 novembre quest'anno. Numero 4, castelli magici. Nella vita reale raramente si possono vedere castelli davvero magici e incredibili, magari situati in zone impossibili. A parte il castello Disney, che è un discorso a parte, molte sono le foto di palazzi così imponenti che girano sul web. Alcuni sembrano usciti da un libro, ma la maggior parte sono falsi, come questa immagine. Sembra che qualcuno sia davvero bravo con Photoshop, così bravo da ingannare anche l'occhio più attento. Sono 2 foto separate di un castello in Germania e una roccia in Thailandia. Però un applauso all'impegno devo farglielo a chiunque abbia realizzato questa cosa. Numero 5, cheerleader con la diarrea. E nemmeno ora avete sentito male. A quanto pare negli anni passati il mondo di utenti di Photoshop si scatenava nei modi più assurdi e bizzarri, facendo cose anche abbastanza disgustose a volte. Tipo questa. La cheerleader lanciata in aria si è leggermente defecata addosso. Ma non è affatto vero. La foto era diventata virale e tantissimi canali YouTube avevano fatto dei video in merito con la copertina. La povera ragazza, che per fortuna non è stata riconosciuta, ha subito un Photoshop leggero, ma che non è passato inosservato. L'originale ovviamente è questa. E piccola pausa quiz. Chi sa dirmi a che film si riferisce questa sequenza di emoji? A. La bella addormentata. B. Insomnia. C. La principessa sul pisello. So benissimo che tanti di voi rispondono ai quiz, però vi chiedo per favore di farlo sotto il commento principale che lascerò sempre in primo piano. In questo modo potrò vedervi tutti, altrimenti non riuscirò a lasciarvi il cuore, e ovviamente grazie. Continuiamo. Numero 6, il corpo perfetto.
Per anni le donne hanno combattuto nella società per dimostrare quale fosse il corpo perfetto, e per anni l'umanità ha continuato a settare standard alquanto strani. Tipo negli ultimi tempi dove va di moda essere magrissimi. A quanto pare pesare pochissimo è il fisico migliore per le modelle, che quindi rinunciano a molto cibo buono e si dedicano intensamente a diete ferre. Così, per mostrare come questo mondo fosse sbagliato, il Time, famosa rivista statunitense, ha pubblicato la foto di una donna in bianco e nero del 1955. Dovrebbe essere più in carne rispetto alle modelle di oggi. Sapete qual era l'unico problema? Che non è stata la rivista a pubblicare questa cosa, e quella non è una donna degli anni passati e nemmeno una modella, bensì un'attrice che ha posato per una foto nel 2004 ed è solo stata modificata con il filtro bianco e nero. Numero 7. Errori architettonici. Molto spesso ci sono stati video su YouTube dove venivano mostrati incredibili errori commessi dagli architetti o dagli operai che si occupano di costruire un edificio, e in questi video spesso e volentieri appariva questa foto. Come vedete, la C è fuori da dove dovrebbe stare. Ma perché? Perché è fake. Non è vera, è solo un'immagine modificata. L'originale è alla C di College, completamente a posto. E una cosa mi chiedo: come mai la figura della donna è stata tolta dalla vetrata? Non lo avete notato? Beh, nell'originale c'è una donna all'interno dell'edificio ed è inquietante scoprirlo così a caso. Numero 8. Il selfie perfetto. Anche se non tanto, dalla nascita dei selfie in tanti cercano di scattare quello perfetto. Ma perché? C'è una motivazione a tutto ciò? Beh, non proprio, siamo esseri vanitosi e ci piace scattare foto più belle e a volte strane di noi. Anche a me piace scattare qualche selfie di tanto in tanto, ma non sono molto fotogenico. Tralasciando i miei dettagli personali inutili, passiamo alla foto incriminata. Ecco qua un pilota che si scatta un bel selfie in cielo mentre è in servizio a centinaia di chilometri orari e a centinaia di chilometri di altitudine. Ovviamente avrete capito che è fake. La vera foto è questa e mostra il pilota ancora a terra. Molti, per riuscire a farsi notare un pochino nel magico mondo di internet, hanno fatto a gara con Photoshop e alla fine la vincitrice è stata proprio questa immagine incredibile. Per fortuna nessun pilota si scatta selfie così sconsiderati. Numero 9. Animali unici. Per carità, gli animali davvero unici ne esistono, ma raramente sono unici in modo esagerato. Di recente ho pubblicato molti video di questi animali straordinari, con caratteristiche davvero uniche, ma nessuno di loro andava oltre il confine della realtà. Eppure su internet girano foto di leoni completamente neri, o completamente bianchi. Non esistono e mai esisteranno leoni neri. Sarebbe una cosa straordinaria e verrebbe raccontata la storia in tutto il mondo prima ancora di poterci fare dei video in merito. E anche bianco completamente improbabile. Non parlo dei leoni albini, ma proprio di esseri bianchi in modo esagerato da sembrare quasi nuvole. Numero 10. Foto e tempismo. Anche le foto con il tempismo perfetto sono famose su internet. Tantissime ne girano ogni giorno ed è difficile distinguere il vero dal falso, o no? Per esempio, eccovene una che è completamente falsa, eppure è diventata virale facendo il giro del globo. Possiamo vedere come la luna perfettamente si fermi sopra la piattaforma, presente in uno dei grattacieli a Dubai. Più fake di così non si può, visto che perfino il fotografo, che ha immortalato il momento, ha detto più volte che non c'entra niente con la modifica. L'originale è questa, ed è opera di Mo Aoun. Qualcuno si è sbizzarrito un po' spostando giusto la luna dalla scena e mettendola dove meglio poteva stare. Numero 11. Challenge 10 anni. Questa challenge dei 10 anni fatta da molti utenti mostrava persone o cose o ambienti o quello che volete e il loro stato dopo 10 anni. Io non ho mai pubblicato nulla, ma ho notato che era davvero pieno per il web di queste cose in un periodo. Alcune tra le più famose mostravano il mondo e il cambiamento che aveva subito, ma per la maggior parte erano fake, come questa, separata da qualche furbacchione, mentre in realtà è un'unica immagine. Di per sé il nostro pianeta non è messo benissimo. Numero 12. National Geographic. I ragazzi e le ragazze del National Geographic fanno una vita tosta da quello che si vede sul web. Fotografare vari animali in varie zone sul pianeta non è proprio una passeggiata, ma alcuni hanno leggermente esagerato con il pericolo che affrontano. Qua possiamo vedere una foto diventata virale l'anno scorso che mostra un orso che insegue dei fotografi. Assolutamente fake. Prima di tutto ricordatevi che i loro obiettivi sono potentissimi e hanno zoom così elevati da non costringerli per forza ad avvicinarsi troppo a un animale. L'orso è stato preso da un'altra location e il tizio sulla sinistra chiaramente stava per scoppiare a ridere. Questo perché loro stessi hanno diffuso la foto per divertirsi e prendere un po' in giro gli amici, i genitori e i parenti.
Direi più preoccupare, visto che se vedessi un mio amico in una situazione del genere non sarei tranquillissimo, eh. Numero 13, Einstein. Forse questa non l'avranno vista in tanti, ma quei pochi avranno subito capito una cosa: è una foto fake. Einstein è uno dei più grandi geni della storia, ma non avrebbe mai pedalato una bici sorridente con dietro uno scenario del genere, cioè l'esplosione di una bomba alle sue spalle. Le foto sono due cose separate, e la bomba è stata sganciata 7 anni dopo la sua morte. Numero 14, koala bagnato. I koala, a mio parere, sono adorabili, anche se non fanno tante cose, eh. Anche solo il modo in cui si muovono e ti guardano però basta a conquistarti. O no? O sono solo io? Beh, guardate questa foto se pensate che siano carini. Spaventosa, vero? Per fortuna non è assolutamente una cosa vera, è fake. La foto originale è di un koala, ma non con quella mascella e quei denti spaventosi. È girata spesso su internet e ad oggi qualcuno ci crede ancora. Ma non lo è per niente. Devo dire comunque che anche l'originale fa leggermente paura. Numero 15, Ritorno al futuro. Vi ricordate la famosa scena di Ritorno al futuro dove Doc imposta la data per andare nel futuro? Esatto, una scena famosissima. Non me la ricordo benissimo io, ma posso assicurarvi che c'è stata un'immagine fake molti anni fa che mostrava in che data erano andati di preciso. Ma non era per niente vera. Eppure ha avuto in poche ore più di 10.000 condivisioni su Twitter. Pazzesco come un piccolo cambiamento possa scatenare tutto questo putiferio. Con questo concludiamo. E voi avete qualche immagine fake da mandarmi? Fatemelo sapere nei commenti e mandatemela pure su Instagram. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.